Buonasera a tutti e grazie agli organizzatori per avermi invitato e grazie a tutti voi per essere presenti, credo molto numerosi, anche a questa serata. Il tema che affronteremo è un tema doloroso, è un tema delicato e soprattutto è un tema che è stato rimosso collettivamente. E non riguarda solo Feltri, naturalmente questa azione riguarda un po' tutto il nostro paese e quindi trovo giusto parlarne, ricordare determinati fatti, determinate azioni, determinate persone e vorrei farlo in modo che si possa capire la situazione feltrina in un contesto nazionale. E questo perché penso che la storia locale abbia un senso se si inserisce poi in una storia molto più ampia, perché tutti i locali, compresi noi stessi, abbiamo sempre continuamente relazioni con interazioni con tutto il resto della regione, d'Italia e anche internazionale. Quindi ritengo giusto fare un'operazione di questo genere. Il processo di rimozione si può facilmente considerare semplicemente guardando gli edifici dove erano i manicomi. Lo si può fare a Feltri, ma lo si può fare in tutta Italia. Ne ho visti diversi e le opzioni in genere delle comunità che hanno accolto queste istituzioni totali sono o la completa ristrutturazione degli edifici per dare una destinazione totalmente diversa da quella che avevano, oppure l'abbandono più totale. Quindi in alcuni di questi, entrando, si ha pure l'impressione che il manicomio sia stato chiuso una settimana prima. Insomma. Addirittura rimangono gli attrezzi, i letti, le cose che appunto usavano i pazienti, usavano gli operatori che lavoravano al loro interno. Un caso evidente che potete vedere tutti del primo genere è la provincia di Treviso, a Sant'Artemio di Treviso, il manicomio provinciale appunto che si trovava vicino a Villorba, per dire, insomma, a nord di Treviso, è stato completamente ristrutturato ed ora è sede della provincia, della gestione provinciale di Treviso. Sono però tanti edifici decisamente sproporzionati per farne una sede della amministrazione provinciale, sembra ormai vedendolo un campus americano, una specie di Casa Bianca, e gli ampi spazi agricoli e ortofrutticoli che venivano gestiti dagli internati in manicomio oggi sono un parco pubblico e la domenica appunto i cittadini di Treviso portano le famiglie naturalmente a passare una bella giornata, diciamo, l'aria aperta. Però forse non tutti sanno che in quegli ambienti appunto la situazione fino a una cinquantina di anni fa era completamente differente. Il caso di Feltri è misto, diciamo, alcuni di questi edifici sono rimasti anche esternamente uguali, sia nel colore sia addirittura nel mantenimento delle grate che impediscono appunto ai pazienti di gettarsi dalla finestra, e altri sono invece stati completamente ristrutturati, dando una destinazione nuova che è appunto le sedi universitarie. Però c'è una costante in questi ambienti, che lì dove essi sono vicino alla città come per Feltri hanno attorno un alto muro di contenimento. Questo alto muro di contenimento è un po' la matrice che distingue i manicomi da altre istituzioni e li avvicina un po' alle caserme, ai carceri, eccetera, dove lo stesso ci sono questi alti muri. Ma qui il significato del muro è ben differente. Non è solo quello di evitare eventualmente le fughe, ma è soprattutto quello di non sentire le urla. Ecco, questo è una cosa che pochi, diciamo, conoscono e vorrei un po' evidenziarla, perché fino all'arrivo dei psicofarmaci, cioè nei primi anni 50, le forme di contenimento era solamente la violenza fisica, quindi questo comportava da un lato già il fatto che la malattia porti determinate persone ad urlare e poi anche le eventuali reazioni del personale. Quindi questo è il motivo per cui anche a Feltri c'è questo alto muro di cinta con tutto attorno che si fa capire che siamo in questo ambiente. Sono quindi anche contento di farlo qui, questa presentazione, perché è proprio
il posto giusto dove dovremmo parlare di queste cose. E iniziamo a parlare però andando a Venezia, l'isola di San Servolo, dove inviterei tutti voi a fare una gita, diciamo così, perché andare a Venezia è comunque sempre una gita, ma andare a San Servolo è molto importante, perché San Servolo insieme a San Clemente erano le sedi di manicomi provinciali. E provinciali nel senso, cioè regionali, nel senso che tutti i pazienti gravi dalle 7 province venete più l'Istria, Dalmazia e il Tirolo venivano convogliati a San Servolo, a San Clemente. Poi ci sarà una divisione tra maschile e femminile, San Servolo i maschi e San Clemente le femmine. Questi, naturalmente, quest'isola oggi, appunto, come tutti gli altri manicomi, ha chiuso il suo servizio, però per fortuna c'è un bel museo della follia, così denominato, in cui noi possiamo vedere quello che non possiamo vedere qua più a Feltre, cioè gli strumenti che venivano utilizzati nella vita di tutti i giorni in questi manicomi, quindi dalle azioni di contenimento come la camicia di forza, le cavigliere, i letti autobloccanti, le docce che venivano, gli strumenti per fare la doccia, eccetera, eccetera. Possiamo vedere anche poi determinate il tavolo di operatori, le fotografie che venivano fatte, le macchine per l'elettroshock, insomma tanti, tanti strumenti che, facendo un giro per questo museo, fanno comunque già rabbrividire, danno l'idea chiaramente di quello che poteva essere la vita all'interno. Ma ho messo questa diapositiva per introdurre un documento che è conservato alla Biblioteca Civica di Belluno, che è questo regolamento appunto degli statuti organici dei centrali manicomi veneziani di San Clemente e di San Servolo. Questo documento non è un caso che sia la Biblioteca Civica di Belluno, perché fa parte del fondo Buzzati, Augusto Buzzati, il nonno dello scrittore Dino Buzzati, il quale era un magistrato appunto di corte d'appello a Venezia verso la fine dell'Ottocento, e per ben 9 anni fu consigliere della giunta che amministrava questi manicomi. Addirittura per 8 di questi 9 anni fu il presidente. Quindi il presidente dei manicomi più grandi e più importanti, diciamo, della nostra regione, era un bellunese. E purtroppo questo manicomio sarà proprio quello che darà la stura, diremmo, alla fine dell'Ottocento per cambiare le cose, perché la situazione italiana, naturalmente verso quell'epoca, vedeva una condizione degli internati in questi istituti veramente spaventosa. Ma prima di arrivare, diciamo, all'unità d'Italia, naturalmente tutti gli stati staterelli italiani avevano una forma di reclusione, perché appunto definita manicomio, che era gestita in varie e molteplici maniere a seconda delle varie organizzazioni amministrative dei singoli stati. La situazione, in mancanza di una legge nazionale, dopo l'unità d'Italia viene a crearsi una situazione nella quale si vede necessario intervenire al più presto, e si vede necessario dare una legge che stabilisca su tutto il territorio dei criteri appunto di gestione di questi problemi. Nel 1891 c'è una relazione di un'ispezione ai manicomi del regno del ministro Giovanni Nicotera, che denuncia appunto le caratteristiche tipiche dei manicomi, che poi rivedremo anche, ahimè, fino alla fine quasi degli anni 70: sovraffollamento, scarsità dei medici, inadeguatezza degli infermieri, personale di sorveglianza, la fatiscenza dei locali, la cattiva e insufficiente alimentazione dei degenti. Però quello che noi interessa di più è una relazione invece fatta dai consiglieri provinciali, coordinati dal professor Ernesto Belmondo, che ispezionano i manicomi veneti. E proprio andando a ispezionare San Servolo e San Clemente, denunciano stato le cose impressionanti. Sentiamo la prima lettura. Relazione del 14 giugno 1903. Anzitutto a Cavartere, a Mogliano Veneto, a Monte Belluna, era stato rilevato un intollerabile livello di sudiciume sia nei locali sia nei degenti.
cessi che erano buche sul pavimento comunicanti direttamente con le fogne, pazienti letteralmente abbandonati a se stessi e quasi sempre legati. Una ricoverata era stata addirittura trovata nuda e incatenata al letto, lordata di materie vomitate e già essiccate. La brutalità e l'ignoranza degli infermieri, la promiscuità tra malati infettivi e malati mentali e soprattutto l'abuso, sia nella quantità sia nella qualità, dei mezzi di contenzione, erano risultati le caratteristiche più evidenti delle istituzioni manicomiali della provincia veneziana. A Montebelluna, in un istituto retto da suore, si erano scoperte vere e proprie prigioni dove le manate, cosiddette agitate, venivano tenute con anelli di ferro alle pareti a cui si attaccavano le catene che si fermavano sul corpo. Ma il culmine degli errori era stato rinvenuto proprio nel cuore di Venezia, il San Servolo. Qui, nell'istituto tenuto dai frati, fate bene fratelli, oltre all'insufficiente trattamento vittuario e alla totale latitanza del servizio sanitario, il medico frate Minoretti, che ne era il responsabile, gestiva una vera e propria bolgia dantesca. Infermieri rotti, maleducati e in cinica attitudine di carcerieri, una quantità di malati tenuti con le catene e coi ceppi e le balze di ferro alle mani e ai piedi, sulle nude carni contuse, intormentite e sanguinose per settimane, per mesi, per anni, senza alcuna vigilanza medica e mantenuti per tanto tempo in sì raccapriccianti condizioni per le stesse ragioni per cui in altri tempi languivano i prigionieri alla Bastiglia, perché nessuno si ricordava più di loro e dell'ordine una volta dato di tenerli chiusi. Così il Corriere della Sera del 2 dicembre 1902 aveva voluto sentire proprio padre Minoretti per chiedere ragione dell'uso di quei mezzi coercitivi da Medioevo. La risposta però non era stata risolutiva. Il direttore si era difeso trincerandosi dietro una precisione raggelante. I mezzi coercitivi consistono in cinghie con l'anello di cuoio e di ferro, ma ricoperto anche di cuoio, e in due anelli in ferro ben ricoperti riuniti da una piccola catena. Questi ultimi apparecchi servono per quelli che hanno la tendenza a tirare calci. Si sono adottati e si adottano poi altri mezzi coercitivi moderni per gli ammalati meno pericolosi. Vi sono apparecchi in tela dei quali è andata e distrutta una grande quantità. La camicia di forza è adoperata in certi casi. Per scorrere velocemente poi la storia, perché ci soffermeremo prevalentemente nel secondo dopoguerra, in quanto già la prima conferenza aveva già sviluppato alcuni aspetti più antichi, diciamo, ho utilizzato questa scheda, diciamo, già Nicola Farronato, personaggio molto noto qui nel Fettino, che nel 2002 compila per il sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche. E niente, questo evidenzia quello che è già stato detto da Andrea Bona, il fatto che le diverse scuole o confraternite qui feltrine, che già erano dedicate a molte attività di assistenza, di beneficenza e quindi un anticipo di un'attività anche ospedaliera, l'unione tra loro, soprattutto le due scuole più grandi, permise appunto l'acquisizione della nuova sede del convento degli Agostiniani qui in Borgo Ruga, appunto. E quindi la possibilità dell'ospizio di accogliere persone in stato di necessità, persone però di ogni tipo, quindi non solo i cosiddetti pazzi, appunto alienati, ma anche malati, duetici, prostitute, vagabondi, poveri, anziani e fratelli. Questo, la data di nascita di questo ospedale riconosciuta è il 17 settembre 1775. L'insieme di queste persone noi dobbiamo considerarlo praticamente non come un caso semplicemente settecentesco in cui non c'era ancora un'assistenza sanitaria, diciamo, regolare come possiamo, di cui possiamo beneficiare oggi,
perché fino alla fine della storia del manicomio, nel manicomio entravano tutte queste persone lo stesso. E lo vedremo poi appunto che in realtà la percentuale di malati con problemi di salute mentale non raggiungeva nemmeno il 40, se non il 50%. Quindi il ragionamento di controllo sociale che questa istituzione totale esercitava sul territorio è vera, perché di fatto era il ricettacolo di tutte le persone che venivano tolte appunto dalla società. E questo è appunto l'attuale chiostro, come lo vediamo oggi, appunto qui di Feltre. Tra la fine dell'Ottocento e il 1904, che sarà la data che segnerà poi una svolta decisiva, c'è da dire che comunque già Feltre aveva chiesto alla deputazione provinciale l'assenso per la costruzione a Feltre di un manicomio. Quindi l'interesse ben noto, insomma, delle comunità feltrine fin dall'antichità per il benessere sociale, per l'assistenza sociale e anche per la salute delle persone, si riflette anche naturalmente sulla salute mentale. E quindi già era stato predisposto appunto un fabbricato nuovo per ospitare 100 cosiddetti maniaci tranquilli, con 20 letti per quelli sudici e 20 per maniaci clamorosi. La direzione di questo nuovo ospedale, il dottor Bortolo Bellati, di cui parleremo dopo. Viene fatto anche un nuovo statuto organico dell'ospedale di Feltre, a cui quindi si dà maggior rilievo e più importanza. E inizia per la provincia di Belluno di allora la questione della retta giornaliera che la deputazione provinciale offre naturalmente a chi gestisce queste persone malate all'interno dei manicomi. Quindi c'è una quota di denaro che viene erogata alle comunità che gestiscono i manicomi. Vorrei ricordare che nel 1899 Sigmund Freud pubblica L'interpretazione dei sogni, e quindi la nascita della psicanalisi è ancora prima dell'inizio del Novecento. Lo stesso anno, poi c'è da ricordare che Napoleone Guillermi, un benefico personaggio, nobile personaggio di Pulir di Cesio Maggiore, lascia all'ospedale di Feltre un lascito enorme, incredibile, di beni immobili e mobili. Era abbastanza abituale in antichità avere lasciti benefici verso gli ospedali, perché gli ospedali naturalmente erano ritenuti importantissimi per conservare e salvare la salute delle persone, allora in condizioni veramente difficili. Questo è Bortolo Bellati, ho preso la sua fotografia dal libro La storia dell'ospedale di Adriano Rota, ed è un curioso personaggio perché sarebbe da approfondire, ma lo faremo sicuramente questa sera. Perché fu primario chirurgo dell'ospedale di Feltre, ma fu anche direttore medico appunto dell'ospedale di Feltre e anche faceva parte del consiglio d'amministrazione dell'ospedale di Feltre. Non bastasse, fu anche sindaco di Feltre e consigliere provinciale, quindi uno di quelli che ha inventato la possibilità di avere mille cariche in contemporanea, come sappiamo succede spesso nel nostro paese. Questo invece è Napoleone Guillermi, una persona veramente generosa. I suoi beni addirittura arrivano in provincia di Treviso, anche nel Trentino, e penso che l'ospedale, ormai Lus Dolomiti, l'ospedale di Feltre, abbia in gestione ancora molti di questi beni, anche beni immobili, perché erano veramente tantissimi. Poi vedremo come saranno utilizzati invece per il discorso legato al manicomio. Ecco, questa è una diapositiva che dovete ben scolpirvi nella mente, e vi deve rimanere molto impressa, perché è fondamentale capire questo, per capire anche l'attualità. Nel 1904, il 12 febbraio, con la legge numero 36, Giovanni Giolitti approva una legge nazionale che si intitola Disposizioni sui manicomi sugli alienati, e qui vengono istituiti i manicomi provinciali. Quindi questi manicomi nascono nel 1904 e chiuderanno definitivamente per legge, poi dal punto di vista pratico sarà molto più lungo l'iter, solamente con la legge 180 del 1978. Quindi abbiamo tanti anni in cui questa legge è stata applicata. Però cosa è importante capire e ricordare soprattutto? Che questa legge prescrive che debbano essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualunque causa di alienazione mentale, quando sono pericolose a sé e agli altri o riescano di pubblico scandalo.
Ora, la pericolosità a sé e agli altri e il pubblico scandalo sono le due caratteristiche fondamentali che identificano la persona che deve essere reclusa in manicomio. Quindi entrano in manicomio perché c'è la pericolosità sociale o perché c'è il pubblico scandalo, o tutti e due assieme. Quindi non è la malattia l'elemento che fa entrare in manicomio la persona, ma è la nocività, la pericolosità, l'improduttività, l'oziosità di queste persone. Ora, se noi facciamo una riflessione sul cosiddetto stigma o pregiudizio attuale verso i problemi della salute mentale, che sono praticamente in tutti noi, nessuno escluso, sono questi ancora. Cioè, quando noi pensiamo a un problema di salute mentale, pensiamo alla pericolosità. Quando in realtà la gran parte dei malati, delle persone che hanno problemi di salute mentale, sono affatto pericolosi. Però spesso, anche recentemente, fatti di cronaca vengono evidenziati in modo tale che, vabbè, a seconda del momento, se l'odio è verso lo straniero, è il marocchino, lo rumeno che fa cose incredibili, però anche viene evidenziato il problema di salute mentale nel caso ci sia un gesto criminale particolare. Cosa che naturalmente può essere, ci sta, che esista, ma non è sicuramente la normalità. E il pubblico scandalo è un altro aspetto che naturalmente su cui si potrebbe molto facilmente ragionare, perché il pubblico scandalo lo possiamo stare tutti noi, voglio dire, cosa significa pubblico scandalo, qual è il significato del pubblico scandalo? A me dà una fastidio una cosa in pubblico, a qualcun altro un'altra, cioè chi decide cosa è indecente, non lo so. Quindi voglio dire, se c'erano deputate che andavano nude in Parlamento, a questo punto di cosa stiamo parlando? Insomma, voglio dire, bisogna un po' distinguere. Però lo stigma, secondo me, è nato proprio da queste due parole in questa legge che si è consolidata nella testa delle persone e purtroppo permane, secondo me, anche al giorno d'oggi. Una cosa importante è che per essere ricoverati bastava alla fine un certificato medico e la convalida del presidente del tribunale. Dopodiché c'era un mese di osservazione all'interno del manicomio e il direttore del manicomio decideva definitivamente e autonomamente se trattenere la persona oppure se dimetterla. Questo valeva per tutta la vita. Quindi poteva essere dimesso il giorno dopo, come essere mai dimesso. Ci sono delle persone che sono state poi, tra virgolette, liberate dai manicomi che erano dentro da 30 anni. 35 anni, 40 anni, a volte qualcuno faceva la vita intera, quindi questo non era detto, non era automatico, però poteva succedere. Una cosa, un'altra, altrettanto importante da capire è questo: i direttori medici di manicomi avevano poteri che non ha nessuno praticamente al giorno d'oggi, per fortuna, cioè avevano una piena autorità sanitaria, la gestione sanitaria completamente nelle loro mani e sappiamo che il trattamento sanitario non era volontario, era coatto. Quindi il paziente o se minorenne i genitori o i tutori della persona non esprimevano nessun consenso, non dovevano esprimere nessun consenso, non era richiesto. Poi vedremo però che terapie subivano. Ecco, e inoltre aveva gestione economico-finanziaria del manicomio. Poteva assumere e organizzare il personale a propria discrezione, in più aveva potere disciplinare sul personale, quindi praticamente esercitava un potere, diciamo, quasi assoluto all'interno dell'istituzione che obiettivamente era veramente eccessivo. Tra il 1905 e il 1920 nasce il dibattito sulla ubicazione del manicomio provinciale, perché la legge prescrive che sia obbligatorio sul territorio avere un manicomio provinciale. Provinciale vuol dire che deve esserci uno solo in cui tutti gli alienati della provincia vanno ricoverati in quella sede. Ah, qui però ce n'erano tre, Belluno, Feltre o Ponte delle Alpi. Ci sono due relazioni, il Consiglio Provinciale, che è appunto l'istituzione, l'amministrazione che si occupa di questo problema, di due feltrini molto accalorati che rivendicano la possibilità di confermare solo Feltre e fare di Feltre, diciamo, la sede principale. Manfredo Bellati e Gerolamo Zadra. Per supportare questo, addirittura viene già presentato un progetto per nuovi padiglioni, qui appunto collegato
convento degli Agostiniani. Nel 1910 c'è una relazione, però, sia di una commissione ministeriale che di una provinciale, proprio sui manicomi della provincia di Belluno. Una relazione molto interessante da leggere. E si conclude che la sede ideale sarebbe Ponte nelle Alpi. Ponte nelle Alpi perché è la sede più nuova, cioè il convento qui era fatiscente e appunto molto antico, e il clima, le terapie, il lavoro interno e agricolo che avevano già avviato in quella zona erano positivi, e quindi avrebbe potuto fare questa attività. In realtà l'attività non chiuderà fino al 1923, quindi rimarrà ancora per parecchi anni. Però si concluse tutto invece nel 1911 con un contratto per 30 anni con la provincia di Belluno per il manicomio a Feltre. Ci fu un'azione politica molto decisa per la quale alla fine si decise per Feltre, e quindi con 230 posti e in più col recupero di ricoverati per il domicilio di soccorso per fuori provincia. Subito si avviò un appalto nel 1914, prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, per la costruzione di un terzo padiglione, perché naturalmente i posti erano pochi rispetto alla necessità della capienza. Però la guerra mondiale porterà uno squilibrio notevole naturalmente anche su questo aspetto, e Feltre, come gran parte della provincia, fu occupata appunto dagli austro-ungarici, e quindi successe un disastro nel nostro manicomio, per cui addirittura vennero quasi semi abbandonati, ricoverati. La gran parte morirono, e ci fu anche delle epidemie insomma gravi all'interno. Una volta finita la guerra, naturalmente si riempì immediatamente il manicomio, perché tutti i problemi mentali dovuti al conflitto bellico aumentarono notevolmente sia la popolazione civile che ex militare dei problemi di salute mentale, quindi ci fu subito un incremento. In questa fase storica il primario medico, da fino al 1920, anche con funzione di direttore del manicomio, fu il dottor Luigi Alpago Novello, che è noto anche come bibliografo, storico e studioso. Questa è la relazione di cui vi parlavo prima, che viene conservata in Biblioteca Civica a Belluno, sulla situazione dei manicomi della provincia di Belluno, e questo è il dottor Alpago Novello, di cui tra l'altro qui al primo edificio c'è una targa che lo ricorda. Appunto come primario. Tra il 21 e il 46 il direttore fu il dottor Gaspare Gargiulo, il quale è un personaggio interessante, però non ho di lui finora trovato nessuna notizia biografica, a parte la sua attività qua in manicomio, e fu il primo diciamo a creare qui nella località Le Braite, quindi qui vicino, una colonia agricola, e a far lavorare di ergoterapia appunto gli internati. Nel 23, bisogna ricordare, siamo al primo anno del nuovo regime fascista, la riforma Giovanni Gentile. Riforma Giovanni Gentile della scuola e dell'università. Come sempre accade, i nuovi governi, non si sa perché, vogliono sempre riformare la scuola e l'università. Questo non l'ha ancora fatto probabilmente per i problemi del Covid, però ogni volta la riforma è sempre peggiorativa di quella precedente, questo almeno dei miei ricordi addirittura scolastici. Quindi Giovanni Gentile si distingue per avere un'azione nella cancellazione addirittura della psicologia come materia del corso di studi universitari dalla formazione medica. Arriveremo addirittura fino quasi alla fine degli anni 70 perché poi rientri come materia nel corso di studi della facoltà di medicina. Inoltre clinica psichiatrica e neurologica vengono accorpate nell'unica clinica di malattie nervose e mentali. Quindi piccolo ma sostanziale passo indietro naturalmente nella formazione dei medici. La scienza italiana si allontana poi dalla psicologia e dalla psicoanalisi, e quindi alla fine diventa una ricerca solo delle cause organiche e biologiche della malattia mentale. Se andate a San Servo lo troverete il tavolo dove venivano fatte le sezioni e le esperienze diciamo di anatomia dei vari malati, e dove venivano sezionati e studiati i cervelli nella consapevolezza che all'interno di questi cervelli ci doveva essere la soluzione della malattia.
E questo ce ne sono, si conservano ancora le informaline in vari baraccoli, no? Ecco, da ricordare è che nel 1936 Achille Gaggia, come ben sapete, fa costruire l'ospedale di Feltre, un grandissimo ospedale, e viene costruito da lui personalmente, seguito e anche essendo un ingegnere, i lavori in un biennio. Achille Gaggia, anche egli era un personaggio molto vicino e molto dentro al regime fascista, e farà dei ruoli importanti anche poi nella SADE, tra l'altro, la società energia elettrica che gestiva la provincia di Belluno, che fece costruire, appunto, come sappiamo, la diga del Vajont. Ospitò nella villa di Sanfermo a Belluno Hitler e Mussolini nel luglio del 1943, quando fecero il famoso incontro. Quindi, insomma, un personaggio piuttosto in vista e piuttosto ricco. Però questa azione è da dire lodevole, perché fa costruire un ospedale in 2 anni, ospedale nuovo, e a inaugurare addirittura questo nuovo ospedale viene, dopo essere stato a Belluno e nelle varie province venete, il 25 settembre, Benito Mussolini. Quindi è da ricordare questo episodio, per cui vedremo dopo un'immagine. Voglio citare, anche se non c'entra o c'entra relativamente con noi, la lettera che nel 1939 Adolf Hitler manda a tutti i medici di famiglia della Germania, e che rende ufficiale il programma Action T4, che è quello di eliminazione sistematica dei malati psichiatrici. Ora, sono due gli aspetti fondamentali che mi hanno un po' così sconcertato di questa vicenda. A parte il fatto in sé che naturalmente fa parte del programma hitleriano di eliminazione di tutte le persone, appunto, pericolose, improduttive, eccetera, eccetera, non di razza ariana, non pure, non utili al regime e così via, di cui ben è noto, non ci fu, almeno non risulta, nessun medico che fece obiezione di coscienza a questo. E addirittura nella lettera Hitler consiglia come comportarsi a questi medici, cioè erano loro che dovevano scegliere persone da eliminare. Quindi avevano una matita, dovevano usare una matita, come è successo a noi nelle scuole elementari, la nostra maestra, rossa da una parte e blu dall'altra. Allora il blu era salvato e il rosso invece veniva eliminato. Quindi la scelta dell'eliminazione delle persone era completamente delegata ai medici di famiglia. Poi un'altra cosa da dire è questo, che nella zona, diciamo, qui di confine con la Germania, che riguarda appunto le province di Bolzano, Trento, Udine e Belluno, ci fu in quell'anno anche l'opzione per tornare in Germania, perché naturalmente, come sapete, fascismo cercò di occupare, diciamo così, la zona del Tirolo, introducendo centinaia di migliaia di persone immigrate, in particolar modo dal sud Italia, per italianizzare, ecco così, diciamo questo termine, quel territorio. Quindi molti di popolazione tedesca si indignarono, insomma ci fu una serie di proteste, come giusto che ci fosse stato. E alla fine, insomma, questo contrasto tra gli uni e gli altri arrivò naturalmente ai capi politici, per cui Hitler e Mussolini si misero d'accordo di dare la possibilità alle persone di scegliere di optare per la Germania rientrando o andando a vivere definitivamente in Germania, proprio la zona dove rimane l'italiana. Tra queste persone ci furono anche 1.000 della provincia di Belluno, ci furono 80.000 in totale le persone che si trasferirono poi appunto in terra tedesca o austriaca, e 1.000 se ne andarono da Cortina d'Ampezzo. Dopo, passata la guerra, eccetera, almeno 20.000 ritornarono nella loro casa, ritornarono alla loro terra dove erano di fatto nati e avevano sempre vissuto. Però la cosa sconcertante è questa, che queste persone incapparono in questa Action T4, cioè siccome le famiglie si dovevano trasferire completamente, e in queste famiglie spesso c'erano dei disabili o dei disabili mentali, naturalmente andavano con loro. Allora, quelli che sono stati, che hanno fatto l'opzione per andare con la Germania e con l'Austria, sono morti tutti. Sono stati tutti naturalmente identificati dai medici e sono finiti nei lager predisposti appunto per loro. Tra l'altro c'è anche da dire che proprio questo esperimento fatto con i malati psichiatrici introdusse il sistema delle camere a gas con finte docce.
Quattro di questi manicomi erano attrezzati in Germania proprio a questo scopo, per eliminare i pazienti psichiatrici. L'eliminazione venne fatta con questo metodo, che poi verrà applicato per, ahimè, milioni di persone, come gli ebrei, i rom, gli omosessuali, eccetera, eccetera, insomma, tutte le altre persone. Questo è il dottor Gaspare Gargiulo, una fotografia che abbiamo trovato, e questo è il duce che inaugura l'ospedale. Qui c'è una curiosità. In questa azione, diciamo, di inaugurazione dell'ospedale, del grande ospedale di Gaggia, che è divertente perché naturalmente l'ospedale nuovo aveva molti, molti più posti, diciamo, da ospitare le persone ammalate, e naturalmente, avendo fatto velocissimo la costruzione dell'ospedale, non c'erano sufficiente numero di ammalati, quindi c'erano interi reparti completamente vuoti. Cosa fecero i feltrini? Fecero un cast, come si fa con i film, e trovarono le persone più male in arnese e le misero a letto vestendole con i pigiami, eccetera, e anche scimmiottando un po', insomma, varie malattie. In questo modo il duce, che era logico che facesse il passaggio, come faceva spesso, insomma, a vedere tutti questi malati, e rimase appunto soddisfatto, insomma, di tutti questi malati ben accuditi nel nuovo ospedale. Allora, il codice Rocco nel 39 sappiamo, il codice penale appunto del fascismo, perché tra l'altro rimane in vigore per molti anni anche dopo l'arrivo della Repubblica, e naturalmente incrementa ancora più la repressività e l'autoritarietà della vita nel manicomio. La cosa peggiore è che da questo momento in poi gli internati in manicomio addirittura hanno l'obbligo di iscrizione al casellario giudiziario, quindi sono considerati come dei delinquenti e quindi come una persona che ha commesso un reato. E poi a questo si aggiunge anche la questione legata al modello totalitarista del fascismo, le teorie della razza, le leggi razziali del 38, eccetera, eccetera. Abbiamo un grande incremento di internati, perché oltre agli internati già di per sé, come abbiamo visto prima, nelle varie categorie sociali della povertà, che c'era affittata fino allora, assumono anche un aspetto di, come si dice, di eliminazione politica per alcuni personaggi, introdurli e ricoverarli in manicomio, perché appunto poi ci potevano stare anche a vita. Il caso più noto è quello di Ida Dalser, la moglie di Mussolini, che con il figlio vennero rinchiusi praticamente per il resto della loro vita, appunto, a San Clemente di Venezia. Una cosa importante è anche da dire che l'immaginazione scientifica italiana si ebbe verso la psicanalisi, uno perché gli psicanalisti in gran parte erano ebrei, e quindi un po' perché fuggirono dall'Italia, un po' perché perseguitati, naturalmente, ma si ebbe anche l'ostilità della Chiesa Cattolica, che naturalmente vedeva male questa competenza sul settore, diciamo, dell'anima in generale, e addirittura trovato un monitum del Sant'Uffizio, che ancora esisteva il nome Sant'Uffizio, nel 1961, che parla contro l'uso della psicanalisi. Quindi anche la religione cattolica, diciamo, ha avuto una parte in questo. Però la cosa su cui ci concentriamo è l'avvio delle terapie da shock, che arriva negli anni 30 del Novecento. Terapie da shock sono terapie che servono a creare uno shock al fisico delle persone, e incidono sulle conseguenze della malattia, però nel senso che la persona poi naturalmente subisce uno shock, o non parla più, o non si muove più, o ha delle reazioni diverse, ma sicuramente non si comporta più nello stesso modo, almeno per un certo periodo. E sono varie, perché si produce il coma insulinico, o si usa il cardiazolico, o c'è la psicochirurgia, quindi addirittura un intervento sul cervello, acetilcolinico e poi l'elettroshock. L'elettroshock è interessante perché questa è un'invenzione proprio italiana. Ugo Cerretti inventa l'elettroshock, e per far questo sentiamo ora come. L'Italia inventa l'elettroshock. Senza i maiali, probabilmente non avrei mai realizzato l'elettroshock nell'uomo. Così Ugo Cerretti dichiarava all'Istituto Superiore di Sanità di Roma,
il 19 giugno 1947. Ma cosa hanno a che fare i maiali con le malattie mentali? Poco o niente, se non che Cerletti si è convinto a quel passo, cioè alla sperimentazione della corrente elettrica sull'uomo, dopo una visita a dir poco illuminante al mattatoio di Roma. Vidi dei macellai che si aggiravano in mezzo al branco dei maiali, tenendo per le due impugnature una grossa pinza forbice, che portava all'estremità due dischi irti di brevi punte metalliche smusse. Avvicinatisi a un maiale e aperte le due branche della pinza, a un tratto afferravano tra i dischi puntuti il capo dell'animale davanti alle orecchie. Ai dischi perveniva per un cavo la corrente alternata a 70-80 volt. L'animale, appena afferrato, senza neanche dare un grido, cadeva a terra irrigidito e poco dopo cominciava a presentare scosse croniche generalizzate. Appena l'animale era caduto, il macellaio gli dava un gran taglio nel collo, sicché il maiale era morto dissanguato prima che avesse ripreso coscienza. Riconobbi subito le tipiche convulsioni epilettiche che ormai da anni andavo provocando nei cani. Per dire la metodologia, un infermiere applica alle tempie la cuffia con gli elettrodi bagnati di acqua salata. Un caposala in piedi vicino alla testa tiene in mano un rotolo di garza per infilarlo fra i denti appena il paziente, sotto l'effetto della scarica elettrica, spalanca la bocca. Senza questa precauzione, i denti serrandosi taglierebbero. Faccio passare la corrente, tensione a 110 volt, tempo 3 decimi di secondo. Alberto fa un brusco movimento con la testa, il viso si arrossa a chiazze, gli occhi deviano verso sinistra. La coscienza è obnubilata, ma si riprende dopo pochi secondi. Aspetto un poco, porto la tensione a 120. Tempo invariato, abbasso nuovamente la leva. Alberto emette un grido acuto e inarca la schiena, poggiando fortemente la testa sul guanciale. Spalanca la bocca, il caposala infila fra i denti il rotolo di garza e subito dopo serra in modo spasmodico la mascella. Il viso si fa intensamente rosso, le palpebre chiuse vibrano, le braccia rigide rimangono aderenti al tronco, le mani si contraggono ad artigli. Per mezzo minuto non respira, mentre il viso diventa paurosamente bluastro. Aspetto, con il cuore sospeso, che riprenda a respirare. Ogni volta che faccio l'elettroshock a un nuovo malato, ho un momento di panico appena sospende la respirazione. Dopo una rumorosa espirazione, Alberto riprende a respirare, gonfia le gote, gli esce dalla bocca un po' di schiuma. Sollevando le palpebre, si vede il bulbo deviato verso alto e le pupille fortemente dilatate. Dopo circa un minuto cessa la rigidità e gli arti appaiono morbidi, come morti. Il colore bluastro del volto si trasforma in un pallore cadaverico. Ecco. Naturalmente queste terapie da shock noi immaginiamo che possono essere state utilizzate a persona una, due volte, no? Come invece le terapie da shock vengono utilizzate 10, 20, 50, 70, 100, 120 volte la stessa persona, compreso l'elettroshock. Poi vedremo appunto alcune cartelle cliniche in cui si parla anche di questo. Poi c'è la chirurgia, quindi intervenire direttamente sulla scatola cranica e entrare nel cervello. Nel 1935 si fa la lobotomia, prima lobotomia negli Stati Uniti. Nel 1936 in Portogallo c'è la prima leucotomia. Naturalmente queste azioni di chirurgia all'interno del cervello sono cosiddette alla cieca, perché all'epoca non c'era nessun modo di vedere cosa stava succedendo
l'ago o lo strumento che entrava nel cervello, perché non esistevano particolari radiografie, l'attacco e tutto quello che oggi abbiamo. Quindi era un'azione, diciamo, in cui si interveniva conoscendosi la forma del cervello, ma senza vedere dove si andava a intervenire. Una notizia interessante che ho trovato, però solamente due righe, quindi meriterebbe una ricerca, una delle tante ricerche che qui offro a giovani feltrini su questo argomento, perché studio di Feltre fu asilo sicuro di perseguitati della regione e luogo di cura e assistenza di partigiani. In questa rivista, nota rivista di psichiatria, 1946, c'è questa annotazione. Questo, e come molti altri manicomi in Italia, come furono anche molti conventi, furono, siccome erano luoghi chiusi in cui non poteva entrare nessuno e nessuno poteva uscire, i posti più sicuri per poter nascondere le persone che erano perseguitate, o per motivi politici, o per motivi di razza, o così via, soprattutto nel periodo naturalmente della guerra. E quindi sarebbe da approfondire questa cosa. Poi un altro argomento, che poco a che vedere con Feltre, però per il mio modo di vedere interessante. Tra l'altro, appena passato l'anniversario, il 4 ottobre del 1944 sono stati prelevati e deportati da San Servolo gli internati ebrei. Quindi, su segnalazione dei fascisti veneziani, i nazisti sono presi la briga, oltre ad andare a vedere recuperare tutti gli ebrei che erano nel ghetto. Comunque nascosti nelle case veneziane, anche andare a San Servolo e portare via anche gli internati di San Servolo nei lager in Germania. Quindi le pietre di inciampo andrebbero messe anche in quella località. Questi sono degli strumenti di allora, presi da una rivista naturalmente di storia della psichiatria, sono di elettroshock, appunto, che comunque potete vedere a San Servolo se andate a visitare il Museo della Follia. E arriviamo alla parte più vicina a noi e forse di cui abbiamo anche più notizie, che è il periodo, diciamo, dal dopoguerra fino alla conclusione, fino al 1978. E c'è un personaggio molto noto, che è il dottor Gino Meneghel, che per 30 anni, dal 1946 al 1976, sarà direttore di questo manicomio provinciale. Ora, Gino Meneghel è un personaggio noto per tanti motivi, è stato scrittore, libri di saggistica, di narrativa, di poesia, è stato giornalista, ha collaborato con anche il Gazzettino, l'Amico del Popolo qui in provincia di Belluno, ma già nel periodo della formazione universitaria a Bologna, dove si è laureato in medicina, collaborava appunto con periodici del posto e ha scritto molti, veramente molti articoli di argomento, tra l'altro vario. Quindi aveva sicuramente molti interessi. Poi nel 1944-45 entrò nella Resistenza, fu un comandante partigiano, poi venne arrestato e trasferito e deportato nel campo di concentramento di Bolzano, dal quale uscì solamente appunto nel maggio del 1945 dopo la liberazione. Quindi quando venne nominato direttore aveva avuto questa esperienza naturalmente anche dell'internamento nel campo di concentramento di Bolzano. Prima della guerra aveva avuto esperienze come medico condotto sia qui nella zona tra Cesio, Santa Giustina, Sedico e poi TIML e poi un po' in ospedale, però non aveva nessuna specializzazione neuropsichiatrica né aveva mai lavorato in un manicomio. Sono tre, secondo me, i punti fondamentali che caratterizzano quest'uomo. Ah, un'altra cosa, nell'immaginario collettivo feltrino, Meneghel entra anche nei timori dei bambini, perché dopo il diavolo, il babà o il mazzarone c'era Meneghel. Tra le minacce delle mamme nei confronti dei bambini, occhio che ti comporti bene, ti porta da Meneghel. Quindi entra anche in questo immaginario, come terrore, diciamo, dei fanciulli. Le caratteristiche sue, che proprio lo caratterizzano in maniera precisa, è l'ampliamento del manicomio, il costante ampliamento del manicomio, sia come edifici sia come numero di persone ricoverate, l'aumento delle terapie e la sperimentazione di tutte le terapie possibili e soprattutto l'impresa, cioè vedere
manicomio come un'azienda e quindi come un'impresa in cui alla fine c'è comunque un profitto, però c'è la possibilità soprattutto per tante persone di lavorare e un indotto notevole anche per la comunità feltrina. Quindi questi sono proprio i tre obiettivi, diciamo, di, a mio avviso, di Meneghel. Nel 1945-1946, tra l'altro, abbiamo un incremento di internati, perché la Seconda Guerra Mondiale procura molti, molti pazienti. Perché? Perché a Padova il manicomio era stato bombardato dagli alleati e quindi tutti gli internati che non erano morti per i bombardamenti furono trasferiti a Feltre. E a Torino il manicomio era stato trasformato in un ospedale militare, per cui trasferirono a Feltre tutti gli internati. Quindi ci fu già un grandissimo incremento. Meneghel è importante anche per il motivo di aver registrato su relazioni quinquennali e su tutta una serie di libri, di saggi, di lui fatti sulle attività dell'ospedale psichiatrico, che ci sono poi arrivati e che li possiamo consultare liberamente, che ci sono anche qui in biblioteca a Feltre, e quindi si possono leggere. La cosa interessante è appunto capire perché in relazioni quinquennali si vede com'era prima la situazione, perché cita appunto le criticità del progresso. Quindi lui cita nel 1946 quelle che erano le criticità di chi lo aveva preceduto, Gaspare Gargiulo, e dice appunto che abolisce le catene di ferro per gli agitati, che quindi c'erano fino al 1946, istituisce un laboratorio per le ricerche. Cosa vuol dire? Che c'è all'interno dell'ospedale un laboratorio d'analisi, quindi veniva fatto direttamente in manicomio, non nell'ospedale civile. Poi crea il dispensario di igiene mentale, che è praticamente un ambulatorio esterno all'ospedale nel quale si può accedere gratuitamente, la popolazione può accedere per consigli, per visite, per consulenze, senza particolari né pagamenti né altre modalità, insomma, burocratiche. E poi crea una biblioteca scientifica all'interno dell'ospedale, quindi ci sono molti testi acquistati contemporanei, appunto, soprattutto di psichiatria, immagino, e poi progetta e fa progettare nuovi edifici, nuove terapie. Abbiamo visto prima che il direttore del manicomio ha poteri enormi, no? Poteri economici, quindi gestionali, per cui lui si muove anche liberamente appunto in questo senso. Una cosa che voglio ricordare è che nel 1948, arrivando la democrazia e la Repubblica, per fortuna approviamo la Costituzione della Repubblica Italiana. Costituzione della Repubblica Italiana che noi tutti i giorni, quando abbiamo un dubbio, dobbiamo sempre ricordare, perché basta leggere la Costituzione e c'è la soluzione a tutti i nostri problemi, in linea di principio naturalmente. Però l'articolo 32, che dice del diritto alla salute di tutti i cittadini, non entra in manicomio. Non entra in manicomio perché il manicomio è coatto, non è volontario, non c'è nessuna volontà del paziente nella scelta di stare in manicomio, di uscire dal manicomio, di avere una terapia, di avere un'altra terapia, di fare delle cose e non fare delle cose. Quindi questo non accade. Lo stesso anno il nostro Meneghel inaugura la Casa di Salute Mentale per malattie mentali e nervose, e lo fa all'interno dell'ospedale psichiatrico provinciale. Cos'è? In sostanza è la parte per dozzinanti che sono ricoverati all'interno del manicomio, cioè le persone più abbienti che hanno la possibilità, invece di essere immesse in cameroni di 30-40 persone con i servizi igienici comuni e con la condizione in cui le persone sono assieme indifferentemente dal tipo di malattia o di problema che esse hanno, varia, sono delle stanze limitate da una o due persone, anche il vitto è completamente diverso, insomma la condizione è completamente diversa. E soprattutto è un introito naturalmente maggiore per il manicomio. Nel 51-54 c'è una nuova relazione e aumentando i malati, quindi aumentando la retta che viene dalla provincia a incrementare il bilancio del manicomio e avendo introdotto il discorso che le persone più abbienti possono pagare di più e ottenere più servizi,
si può permettere di assumere più personale e avviare una scuola per gli infermieri. Ora, il personale fino a quel momento, soprattutto quello medico, non voleva andare a lavorare in manicomio. Cioè non interessava a nessuno andare a lavorare in manicomio perché la retribuzione era decisamente inferiore rispetto a lavorare in ospedale. Quindi Menegher, una delle prime operazioni che fa, dice rincolpiamo le finanze del manicomio per dare uno stipendio degno anche ai medici che vengono a lavorare qua, giustamente, naturalmente. E poi avvia una scuola per infermieri. La scuola per infermieri che significato ha? Ha significato di dare una formazione di qualche tipo più specifica alle persone che lavorano a diretto contatto con i pazienti. Fino allora come venivano selezionati gli infermieri? Venivano selezionati in base alla prestanza fisica, cioè il contenimento fisico era alla base dell'azione e quindi ci voleva una persona alta, grande e forte, e questo era un po' tutto, insomma. Da quel momento in poi si cerca di dare anche una formazione più specifica. Nel 1953 Mario Tobino, lo scrittore Mario Tobino, che è anche direttore di un manicomio in provincia di Lucca, pubblica il romanzo Le libere donne di Magliano. E di questo sentiamo un passo perché Tobino è sicuramente il primo, tra i primi, diciamo così, che descrive la vita del mondo dei manicomi com'è, senza filtri e senza inganni. Quindi descrive la situazione come era ai suoi anni. Quando le malate del reparto agitate mangiano, sembrano delle bestie. L'uso del pettine per l'aspetto è importantissimo. Le malate, in specie quelle più calme, la mattina sono pettinate dalle infermiere, ma, nonostante ciò, i capelli divengono intricati e sudici, non hanno nessuna onda né lucentezza e aumentano, divenuti un fuligginoso strofinaccio, il buio e l'assenza che già il volto possiede. Come bestie nelle tane, le malate infreddolite dentro le celle. Poiché sono laceratrici e non finirebbero di stracciare e rompere, non è possibile dar loro il letto o un materasso e neppure un lenzuolo coperta. E così stanno all'aria, quest'erba marina che ondeggia i baffi presso certe scogliere. Questa possono strappare quanto vogliono e allora i suoi filetti si mescolano ai capelli, entrano tra le labbra, dentro la bocca. E se veramente la malata è in furia, l'alga si sparpaglia per tutta la cella. Se poi la malata si infreddolisce, ne fa un mucchio e vi si infila in mezzo. Nuda in cella all'alga, si sente ripetere dalla suora. Le celle sono piccole stanze dalle pareti nude. In un angolo v'è un reticolato dal quale d'inverno proviene l'aria calda del termosifone. La porta ha nel mezzo una spia con un vetro molto spesso, sì che non si può rompere nemmeno coi pugni. Attraverso questa spia, ogni tanto, l'infermiera sorveglia la malata. Le celle si dividono in semplici e di sicurezza. Quelle semplici hanno una finestra alla solita altezza e di grandezza normale, però con i vetri molto spessi e con una serratura da potersi chiudere a chiave. La cella di sicurezza invece è una finestrella in alto alla quale non si può arrivare neppure saltando. Alle agitate v'è questa scala. Malate che possono stare al prato con tutte le altre poiché non aggrediscono o se picchiano lo fanno non di frequente e insomma non sono feroci. Quelle feroci invece vengono messe in cella e se la malata non rompe ha il letto e il vaso da notte. Se invece lacera, le viene tolto tutto e nuda si mette dunque all'aria. Naturalmente fra questi due tipi v'è un continuo ondeggiare e differenziare e, per ogni caso, si applica un particolare metodo, sempre benevolo per l'ammalato. Le agitate è il reparto più vivo, violento e sincero. Per andarci si scendono delle larghe scale, si percorre un vasto corridoio che sfiora i giardini e siamo alla sua porta. Fuori c'è la vita, la gioventù, la bellezza, la gioia che ride. E qui mille matti rinchiusi,
prigionieri dei loro deliri, sudati, sporchi e poveri. Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli. Ecco, nel 54 viene edificato e inaugurato un pavilione a Borgoruga e si introducono anche qui, come il resto d'Italia, i primi psicofarmaci. Niente, tra il 55 e il 58 torna in auge la scadenza naturalmente trentennale della convenzione con la provincia di Belluno. E quindi si pone il problema: manteniamo il manicomio a Feltre o costruiamo uno nuovo altrove o a Feltre o dove? E questo è determinato da una relazione che ecco, appunto abbiamo della provincia di Belluno, in cui si parla in maniera fortemente negativa della situazione di Feltre, perché soprattutto la zona dell'ex convento è totalmente fatiscente e soprattutto perché le persone sono tantissime, molto oltre i limiti che potrebbero accogliere, in una situazione piuttosto grave. E, per questo si attiva sia la politica, naturalmente, sia Meneghel con i suoi assistenti. La politica farà un'azione naturalmente molto a favore del mantenimento del manicomio a Feltre, in particolar modo l'onorevole Leandro Fusaro della Democrazia Cristiana sosterrà, in quanto allora segretario anche provinciale della Democrazia Cristiana, sosterrà il fatto che a Feltre rimanga il manicomio. E poi Meneghel e i suoi collaboratori, per fortuna, utilizzarono questo momento storico per fare molte pubblicazioni, perché era importante anche far vedere non solo la fatiscenza dei locali, ma anche le loro attività, tutte le cure che loro naturalmente svolgevano, e far vedere che c'era uno studio scientifico serio dietro tutta questa attività. Per cui questo a noi serve molto, perché ormai questi libri, queste relazioni le possiamo ora leggere. Questo soprattutto è molto interessante, contributi neuropsichiatrici, e di questo faccio vedere solamente due pagine. Una è questa, perché è molto interessante capire l'età che comprendeva le persone che venivano ricoverate in manicomio, perché non si immagina che ci fossero dei bambini e non si immagina che ci fossero degli anziani, molto anziani, e invece no. Siamo negli anni, appunto, primi anni 50, e abbiamo visto che fino a 10 anni c'erano 5 bambini, 3 maschi e 2 femmine, che qui chiamano addirittura uomini e donne, ma insomma era per un discorso naturalmente generale. Questo discorso dei bambini, lo scorso anno è uscito un libro relativo al manicomio di Torino, in cui c'è la storia proprio di un manicomio specifico per loro, che era una specie di clinica degli orrori, che però fa capire una situazione abbastanza generalizzata nel resto della nazione. Ahimè, spesso anche per motivi banali come essere un orfano e nessuno se ne poteva occupare, poteva il bambino entrare in manicomio. Come anche poteva essere che la mamma era una ragazza madre oppure, e quindi nessuno della famiglia, avendola ripudiata, voleva questo bambino, quindi doveva essere mia ricoverata lei, ed era malata, considerata da ricoverare, doveva andare anche il bambino, come molti bambini nascevano addirittura in manicomio. E quindi questa è una situazione che ahimè era generalizzata. In più, gli anziani, quindi ultra ottantenni, siamo negli anni 50, quindi non erano come oggi tantissimi, però non c'era ovviamente il discorso della casa di riposo, e quindi ovviamente anche l'anziano poteva essere trasferito in manicomio. Questa invece è una tabella che fa vedere, appunto, perché la popolazione provinciale veniva a riflettersi poi in manicomio, perché venivano da tutti i comuni della provincia. Questa è una tabella un po' strana, ogni volta che la presento, a seconda della località, tutti guardano dove sono in classifica, naturalmente, perché in alto a sinistra è la maggior percentuale dei ricoverati, in basso a destra la minore, ma non c'entra nulla naturalmente, perché è riferito a quegli anni, però era solo per far capire come venivano da tutta la provincia di Belluno. Poi c'è questo libro molto importante,
di cui poi adesso leggeremo anche un pezzo del quinquennio di psicochirurgia, l'ospedale psichiatrico di Feltre, e poi c'è questo libro socialmente pericoloso che introduce l'attività di Meneghel come consulente perito del Tribunale di Belluno per appunto i problemi legati alla pericolosità sociale nei casi in cui la persona avesse commesso un reato grave. Allora, tra 59 e 70 cosa succede? Che abbiamo praticamente esaurito lo spazio a Borgo Ruga e quindi per incrementare ancora la sua azienda Meneghel utilizza gli edifici che aveva donato Guilhermi quasi un secolo prima e qui farà degli padiglioni con 100 posti di persone fisse a pulire e poi altri padiglioni verranno creati per l'endoterapia, cioè in pratica si trasferiscono le persone da Borgo Ruga con dei camion, si portano la mattina, si vanno a riprendere per ora di pranzo, si riportano al pomeriggio, si riportano indietro la sera per lavorare nei campi all'attività agricole o di allevamento. Per fortuna nel 59 finalmente viene istituita a Milano la prima cattedra specialistica di psichiatria, quindi l'Italia rientra un po' da quel deficit che prima era stato provocato dalla legge del Gentile. Michel Foucault pubblica, per chiunque abbia interesse a questo argomento, il testo base è La storia della follia nell'età classica. E nel 63 la provincia di Belluno inaugura l'Istituto Medico Pedagogico di Cusighe per i migliori tra i 6 e i 14 anni. È un istituto che in realtà sgrava il manicomio di tutti quei problemi legati alla disabilità fisica soprattutto, ma anche mentale grave, che naturalmente possono avere determinate ragazzi, determinati bambini, e con una quarantina circa di posti. Interessante è invece questo aumento dei dispensari di igiene mentale che già avevamo visto nel dopoguerra a Feltre. Se ne viene fatto anche uno a Belluno, uno a Harvard e uno a Pieve di Cadore. Quindi i medici di manicomio si trasferiscono settimanalmente in questi dispensari. Questi dispensari, come ho detto prima, era un posto dove la popolazione poteva rivolgersi per avere consulenza, problematiche particolari, eccetera. Conosco molte persone appunto che mi hanno raccontato di essere state là portate ai loro genitori per magari problemi legati all'alimentazione, per cose più disparate. Naturalmente questo era un modo per creare utenza per il manicomio alla fine, nel senso che essendo ancora molto in vigore nel nostro territorio la famiglia patriarcale, tra virgolette fortunatamente le famiglie, gli anziani, magari gli anziani dementi anche, oppure alcuni problemi di disabilità, venivano mantenuti in famiglia. Aver creato questi dispensari era un po' come l'occasione per andare a informarsi se le terapie che venivano svolte in manicomio potevano in qualche modo risolvere anche i loro problemi familiari. Nel 1965, invece, molto interessante è questo, ad un convegno dell'Associazione dei Volontari del Sangue, il ministro di allora, Luigi Mariotti del Partito Socialista, paragona per la prima volta pubblicamente gli ospedali psichiatrici a lager germanici e bolge dantesche. E quindi c'è un avvicinare le due cose è una cosa molto importante. Tant'è che Franco Basaglia, di cui iniziamo a parlare, diciamo lo psichiatra, neuropsichiatra che favorirà molto questa legge e cambierà questa situazione, nel suo primo importante libro, Cos'è la psichiatria, ad un certo punto cita Primo Levi. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e disordine, dimentico di dignità e di discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Ecco, questo è tratto da Se questo è un uomo, che appunto è la condizione della persona che entra nel lager. Franco Basaglia perché utilizza questo paragone, a mio avviso?
Primo Levi, ma innanzitutto perché evidenzia una situazione che Primo Levi aveva conosciuto di persone, quindi sapeva bene cosa significava entrare in un lago, ma perché Franco Basaglia aveva provato la prigione. Franco Basaglia, per 6 mesi per attività antifascista, fu chiuso in prigione a Padova e quindi provò la sensazione che prova il carcerato, l'internato. Quando sarà per la prima volta, diventerà direttore del manicomio appunto di Gorizia, dirà appunto entrando: mi sembra di tornare in prigione, perché l'odore, la sensazione del chiuso, il rumore dei chiavistelli, e le infiammate sulle finestre, eccetera, era uguale. Nel 68 questo Maiotti fa una legge che anticipa in qualche modo il servizio sanitario nazionale e introduce soprattutto il ricovero volontario, non solo coatto, dell'internato in manicomio. E soprattutto, nella cosa più importante, elimina finalmente quell'obbligo introdotto dal codice Rocco dell'iscrizione al casellario giudiziario. Nel 68 c'è l'inaugurazione del padiglione Guarnieri, vicino all'ospedale appunto Feltrino, dove è trasferita la casa di salute per malattie mentali e nervose. A Borgo Lugo sono 7 padiglioni, 4 maschili e 3 femminili, sono oltre 1500 ricoverati, il personale ha più di 300 persone, c'è un direttore, 2 primari, 2 aiuti, 4 assistenti medici, infermieri, personale ausiliario, impiegati, tecnici, operai, autisti, fagnani, pittori, meccanici, macellai, barbieri, portinari. Il personale religioso comprende un cappellano e 23 suore. Quindi è una città all'interno della città. Può considerare altro che tale. Una cosa importante per l'Italia accade una sera in diretta, proprio all'orario, diciamo, della cena degli italiani, nel 1968, Sergio Zavoli entra in diretta nell'ospedale psichiatrico di Gorizia, appunto diretto allora da Franco Basaglia, e intitola il documentario I giardini di Abele, fa vedere la vita dei ricoverati e registra puntualmente quello che era un ospedale psichiatrico di allora. È la prima volta che gli italiani vedono, a meno che non siano entrati appunto per motivi diretti, la vita di un ospedale psichiatrico. Nel 69-70 Meneghel progetta un nuovo ospedale psichiatrico in località Casonetto, che però non verrà mai realizzato. Queste sono fotografie degli anni 40 dell'ospedale psichiatrico, che fanno vedere l'ingresso con la chiesa appunto di ogni santi. Questo è sempre il nostro chiostro e questa è una pianta che ho tratto da una pubblicazione del 99 in cui la Fondazione Benetton fa una ricerca di tutti gli ospedali psichiatrici pubblici in Italia, da quale si evince che la superficie totale del manicomio è di oltre 35.700 metri quadri e la superficie coperta è di oltre 8.300 metri quadri, quindi una superficie molto grande. E questo va aggiunto naturalmente pulire. Questo invece è un giornale degli inizi degli anni 50, appunto, in cui si vede l'ospedale completamente rinnovato, ridipinto e con la piantumazione anche di nuovi alberi. E, insomma, dà un'immagine completamente naturalmente diversa. Qui c'è anche una delle poche fotografie in cui si intravedono appunto dietro le reti alcuni malati. Questa è una visione appunto del viale che è qui proprio di fronte a questo edificio. Ecco, sempre in queste relazioni della provincia è interessante leggere quella del 63, che dice che la provincia di Belluno è, in relazione al numero di abitanti, la provincia che ha più ricoverati in manicomio in tutta Italia e è seguita da Varese e da Trento. Il bilancio della provincia aumenta da 144 milioni a più di 1.089.180.000 lire tra il 51 e il 69 e la spesa del manicomio rappresenta il 60% del bilancio della provincia, quindi è una spesa enorme. E quindi capiamo anche il tipo di consistenza finanziaria che era gestita, insomma, in questo manicomio.
Il medico provinciale di allora, un tale dottor Carmelo Magrì, che piacerebbe intervistare se fosse ancora vivo, dice che il forte incremento dei ricoveri è da attribuirsi a alcolismo, matrimoni tra consanguinei e le peculiari caratteristiche di vita degli abitanti. Io stento chiunque a capire quali siano le peculiari caratteristiche di vita degli abitanti bellunesi o feltrini, veramente non so cosa dire. Invece Gino Meneghel dice, aggiunge anche le malattie venere che venivano contratte dagli immigranti e quindi nella fase di ritorno a casa venivano trasmesse, la maggior fiducia nella medicina e la scomparsa delle famiglie patriarcali. Giustamente. I vari ricoveri, in uno di questi libri, il dottor Orazio Cecchetti ci identifica quanti sono i ricoveri, quanti maschi e quante le femmine nell'anno 51, e interessante vedere che la popolazione provinciale di allora è 228.000 e passa abitanti, quindi quasi 40.000 abitanti in più di quelli che abbiamo oggi. Le diagnosi sono varie, la cosa interessante è che quasi il 60% di queste persone ricoverate non sono al giorno d'oggi considerati malati psichiatrici. E quindi ci sono molti altri casi di persone che sono state introdotte in manicomio per altri motivi. Velocemente le terapie. Le terapie utilizzate sono varie. Allora, si passa dalla clinoterapia, che è il riposo coercitivo a letto, quindi praticamente l'immobilizzazione a letto, l'idroterapia, quindi con l'acqua calda e fredda per 24 ore, la somministrazione di sedativi vari, l'ipnoterapia come psicofarmaco, la piretoterapia, cioè veniva indotta la febbre, la malarioterapia, che veniva inoculata appunto anche quella per arrivare al coma, terapia da shock, di cui abbiamo parlato prima. Le terapie da shock in particolare appunto procuravano il coma e convulsioni. Alcune, tipo l'elettroshock, di cui abbiamo sentito prima come si svolgeva, portavano anche la perdita di tutti i denti e a eventuali anche ipotesi di fratture. Ci fermeremo invece ora a questo aspetto numero 7, la leucotomia prefrontale transorbitaria, del dottor Adamo Fiamberti e del dottor Alberto Pinotto, che era un chirurgo feltrino, che è appunto l'incisione e taglio del lobo frontale. Cioè, in questo caso si entrava appunto sopra la palpebra e sotto il sopracciglio e si entrava rompendo la scatola cranica e poi introducendo, avvitando sopra un bisturi, entrava dentro e tagliava appunto la materia bianca, appunto la leucotomia. E questa operazione venne ripetuta per molti casi e venne portata a Feltre da questo dottor Adamo Fiamberti. Ora, prima di leggere poi una descrizione di questa operazione, ribadisco quello che ho detto prima: l'operazione era alla cieca, non c'era nessun controllo di dove andasse questo ago all'interno del cervello, quindi tagliava alla cieca. Si pensava naturalmente che effettuando questo taglio potesse modificare la situazione della persona, ma poteva modificare la personalità, poteva modificare le funzioni, insomma, poteva modificare tante cose. E dopo, naturalmente, questa operazione era anche questa fatta senza la volontarietà né della famiglia né della persona che si veniva svolta, quindi era totalmente un arbitrio da parte del direttore del manicomio e del chirurgo. Adamo Fiamberti è un personaggio interessante perché diventa amico di Gino Meneghel in quanto si incontrano in uno di quei convegni medici, insomma, che spesso c'erano, ci sono ancora. Lui da giovane era stato addirittura calciatore del Torino, quindi era uno sportivo, diciamo, questo, i primi del Novecento. Poi, durante la Prima Guerra Mondiale, è uno di quei medici, diciamo, da campo, che non so se avete mai visto, appunto, tagliavano la gambe, eccetera, senza problemi, alle persone che avevano amputazioni. E quindi è un medico da campo, diciamo, un medico che fa un'attività diretta, e un chirurgo in particolar modo. Dopo si trova anche lui a fare il direttore del manicomio e si inventa questa, che era stata in realtà già inventata in Portogallo, come abbiamo visto prima, da un altro neuropsichiatra. La porta a Feltre, e però la cosa piuttosto sorprendente che mi ha incuriosito è che
mentre lui a Varese l'applica nel 38, a Feltre arriva negli anni 50, il che è piuttosto sorprendente, diciamo così. E l'amicizia con Meneghel non è una mia invenzione, perché Meneghel ne parla in Vite aperte, uno dei suoi libri parla proprio di Ramo Fiamberti, appunto come un personaggio luminare della scienza medica. E in biblioteca qui a Feltre ci sono dei libri in cui ci sono le dediche di questo Fiamberti a Meneghel o alla moglie Pucci, appunto, che poi morì in Vicente Stradale nel 61, con riconoscenza e stima. Fiamberti morirà a Feltre, morirà proprio a casa di Meneghel. Quindi la loro amicizia durò oltre, insomma, tutte queste attività di cui parliamo questa sera. Ma sentiamo. In sala operatoria. Come limiti estremi di età c'è una frenasterica di 12 anni e una senile di 79 anni. L'intervento può essere eseguito usando un comune lettino da ambulatorio in una qualunque sala ben illuminata. Per i primi interventi a Feltre furono difatti usate sale comuni, avendo l'avvertenza di stendere delle lenzuola sul pavimento. In un secondo tempo fu creata la sala operatoria, nella quale però mancava ancora il letto operatorio vero e proprio, pur avendo il conforto della lampada, della sterilizzatrice, eccetera. L'idea di Fiamberti, infatti, è stata quella di offrire un metodo alla portata degli psichiatri da eseguirsi senza particolari apparecchiature. Tutto di guadagnato se un ospedale può perfezionarsi e disporre della sala operatoria e valersi dell'opera di un chirurgo che prenda a cuore il particolare intervento, contrastante con la serenità delle operazioni a ciclo scoperto. Ecco, una signora di Feltre, che non finirò mai di ringraziare, dopo uno di questi miei interventi mi ha inviato via email questo articolo. E è un articolo preziosissimo, perché questo fascicolo, diciamo, della cronaca di Feltre, in cui si parla di questa prima operazione avvenuta in questo senso qui in manicomio, non esiste praticamente più, perché il ragazzino di Mestre non ci sono più. Noi in Biblioteca Civica però non abbiamo questo numero, non c'è nemmeno qua la Civica di Feltre. Quindi, per fortuna, questa persona ha conservato in famiglia questo articolo, che aveva conservato nel senso di essere entusiasta del fatto che a Feltre avevano portato in ospedale una terapia innovativa che avrebbe risolto il problema della malattia mentale, e noi saremmo stati tra i primi manicomi, insomma, a migliorare la situazione di tutti i malati di mente e così via. Ecco, questo articolo è interessante per due motivi, secondo me. Primo, per appunto il fatto di aver identificato, come già si sapeva, che Meneghel era un bravo comunicatore, perché era uno scrittore, era un giornalista, e quindi chiama la stampa per dire: guardate qua, Feltre stiamo facendo una cosa incredibile che non si fa da nessuna parte. E secondo, evidenzia l'aspetto che tenderei sempre un po' a sottolineare a tutti: attenzione quando leggete il giornale, se siete scritte le notizie, cioè i giornalisti non sempre verificano bene qual è la realtà o qual è la verità, quindi siamo sempre critici e leggiamo con attenzione, con molta antenne alte, diciamo così, il contenuto. Questo articolo è incredibile, perché sembra che sia arrivata la meraviglia, ha risolto finalmente il problema del manicomio e della malattia mentale. Tagliando il cervello alla gente, la gente migliora incredibilmente e sta bene. Non abbiamo tempo di leggerlo, ma eventualmente, se ve lo chiedete, lo possiamo inviare. Qui siamo nell'ultima fase, però prima di passare vorrei leggere un paio di cartelle cliniche relative a persone che hanno subito questa leucotomia transorbitaria frontale. Maddalena Di Pietro, anni 25, nubile, casalinga. Diagnosi: demenza precoce. Ingresso: 17 gennaio 1951. Un cugino psicopatico, non tare personali lontane, menarca a 15 anni, epoca nella quale andò in servizio a Foggia, dove rimase presso una famiglia per 3 anni.
per poi emigrare in Svizzera, dove si occupò come domestica. Fuggì da questa famiglia perché il padrone avrebbe tentato di violentarla e si rifugiò presso conoscenti che provvidero ad internarla nell'ospedale psichiatrico di Zurigo. Aveva tentato di buttarsi dalla finestra per timore di essere posseduta dal demonio, da dove fu passata all'ospedale psichiatrico di Mendrisio. Venne curata con coma insulinico ed elettroshock fino al rimpatrio con ricovero qui. Alterna fasi di logorrea, crisi di pianto, scoppi di risa, si presenta disorientata, slegata, disinserita, anaffettiva, allucinata. Presenta pure frequenti stati di agitazione psicomotoria con ideazione di beneficio. Ha discreti periodi intervallati di relativo benessere. Viene trattata con elettroshock 30 volte, alternato a piretoterapia, con acetilcolina, sonno prolungato, senza riscontrare il più modesto beneficio nella sintomatologia. Il 5 agosto 1952, in anestesia generale, viene operata di leucotomia prefrontale transorbitale dal dottor Binotto. Ha decorso post-operatorio normale con rialzo termico fino a 37,2. Viene in seguito trattata con elettroshock 28 volte, acetilcolina 80 volte, coma insulinico 80 volte, ma il quadro rimane stazionario. Luigi Di Fu Giovanni, anni 30, celibe e manovale, diagnosi demenza precoce, paranoide, accolto due volte dal 23 maggio 1951. Gentilizio indenne, sviluppo psicosomatico normale, prestò servizio militare e fu deportato nei lager tedeschi. La psicopatia attuale iniziò 7 mesi fa come sindrome depressofobica. Successivamente il paziente rivelò sitofobia, impulsività, allucinazioni visive e uditive, delirio persecutorio. Trattato con elettroshock 21 volte e piretoterapia 21 volte, dimesso per miglioramento, rientra perché, armato di un'accetta, si recò in canonica, dove sfasciò dei mobili, non avendo trovato il parroco che voleva uccidere. La voce gli diceva che il prete lo voleva uccidere. Vengono fatti ripetuti elettroshock e piretoterapia senza risultato. Persistono turbe allucinatorie, conseguenze impulsive, temi deliranti. Il 21 dicembre 1954, in preanestesia, viene operato di leucotomia prefrontale transorbitaria dal dottor Pinotto. Decorso postoperatorio regolamentare. Imponente logorrea consecutiva, discreto stato di eccitamento per 8 giorni. Poi si riordina e continua per 2 mesi tranquillo. Ha in seguito fasi di agitazione ridotte rispetto alle precedenti di intensità e durata. Miglioramento ospedaliero. Giacomina Di Giovanni, anni 26, coniugata casalinga, diagnosi schizofrenia. Accolta 6 volte dal 9 aprile 1947. Nulla nel passato anamnestico. La psicopatia è esplosa all'improvviso in periodo di allattamento, al 5° mese di puerperio, con agitazione psicomotoria, allucinazioni, scambio di persona, disorientamento, delirio di gelosia, eteroviolenza. Nei vari ricoveri succedutesi dopo il 1947, la sintomatologia è andata aggravandosi con l'instaurarsi di apatia, abulia, dissociazione, incoscienza di malattia, turpiloquio. È stata trattata più volte con elettroshock, 30, 15, 18 volte, piretoterapia, acetilcolina, 200 volte,
Toma il furinito 75 volte, senza duraturo beneficio. Il 19 gennaio 1953, in preanestesia, viene operata di leucotomia prefrontale transorbitale dal dottor Binotto. A destra, per rottura dell'impugnatura del leucotomo, è stata eseguita solo la sezione mediale. Decorso post-operatorio con lieve rialzo termico, modica cefalea. Per un mese presenta notevole riordinamento fenomenologico globale che poi scompare. Toma insulinico e acetilcolina ripetuti riordinano pazientemente e parzialmente il quadro clinico. Miglioramento ospedaliero. Questa invece è una fotografia delle, appunto, le colonie di Pulir, l'ospedale di Feltre, che venivano utilizzate allora, e questo è il centro di salute mentale adesso di Pulir, che ha ancora, appunto, l'alto muro e i reticolati che c'erano allora. Veniamo appunto all'ultima di queste terapie, l'ergoterapia, di cui abbiamo anche relazioni, appunto, di Meneghel. Dentro il manicomio, l'ergoterapia, che in sostanza è dare del lavoro alle persone che sono ricoverate, e le persone svolgevano attività di calzoleria, falegnameria, officine meccaniche, forno, cucina, magazzini, lavanderia, guardaroba. Oppure venivano uniti i muratori, arricciatori, pittori, materassai, accompagnavano i trasporti con i camion, da pulire appunto a Borgo Luga, lavori di pulizia dei reparti. Poi appunto ci fu anche un panificio, una sartoria all'interno dell'istituzione e anche addirittura una tipografia. Nelle colonie agricole di Pulir invece i lavori agricoli naturalmente riguardavano la coltivazione dei campi, gli orti, i frutteti, le viti, l'allevamento del bestiame che avevano bovini, ovini, caprini, maiali, polli e anche una macelleria era interna. Quindi una condizione, diciamo, di autarchia da un certo punto di vista alimentare e anche gestionale dell'istituzione veniva unita naturalmente a uno sfruttamento della manodopera di queste persone. Il 25% almeno beneficiava, tra virgolette, di questa terapia. A questi pazienti veniva concesso un trattamento dietetico abbondante. Quindi avevano un pranzo e una cena diversa dagli altri internati, che svolgevano naturalmente in orari completamente differenti. E c'era anche un merendino e una controllata somministrazione di vino e tabacco, scrive Meneghel. C'è anche una compensazione in lire con gratifiche semestrali fino a 2.000 lire, che naturalmente era pochissimo. Bene, dal 71 al 77, che è l'anno che precede appunto la legge 180, ci sono varie pubblicazioni che escono, di Basaglia in particolar modo, e Franca Ongaro, la moglie, ma poi anche nel resto del mondo, Foucault, Goffman, Lange, Chomsky, insomma tante persone si occupano, e c'è un dibattito molto grande, diciamo, anche nel nostro paese, che inizia su questi argomenti. Nel 72 Meneghel lascia l'incarico di primario di neurologia all'ospedale e mantiene quello di direttore dell'ospedale psichiatrico fino al 76. Morirà a Padova nel 79 Meneghel ed è sepolto qui al cimitero di Feltre. E lascerà la sua biblioteca personale al comune di Feltre nel 1981. E questo è importante perché è forse l'unica biblioteca, a parte quella di Mario Tobino, che è stata donata alla comunità locale, personale, di un direttore del manicomio. Ma mentre Mario Tobino l'ha lasciato prevalentemente, siccome aveva molti interessi letterari, da parte, diciamo, letteraria, il nostro ha lasciato anche molti testi di carattere scientifico che lui utilizzava per il suo lavoro quotidiano. Nel 73 nasce a Bologna Psichiatria Democratica. Ora, si parla sempre di Basaglia e solo di Basaglia in questa attività di riforma e di chiusura dei manicomi, riforma della psichiatria e chiusura dei manicomi. Naturalmente furono tanti in Italia in quel momento a collaborare a questo movimento dentro e fuori il manicomio, ma tra quelli dentro ce ne furono veramente molti. E a Bologna nasce addirittura un'associazione che era appunto Psichiatria Democratica, di cui farà parte Basaglia, la moglie, ma molti altri
perché una rete, tra virgolette, di persone che si occupavano dei problemi psichiatrici nasce nel nostro paese, e anche il dibattito sociale, come appunto si vorrebbe tornasse un po', si diffonde tra le persone e si comincia a capire e a conoscere quali erano le problematiche reali. Insomma. Un po' la televisione, un po' la stampa, un po' i libri, un po' le conferenze di queste persone. Ecco, Basaglia sicuramente ha avuto il merito grandissimo di essere un protagonista della comunicazione. Questo senz'altro è stato grandioso, perché all'epoca non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, e lui ha dato veramente il massimo per comunicare tutto quello che faceva, tutto quello che succedeva e quali erano i problemi. Questo sicuramente sì. E poi una grande vicinanza alla politica, che aveva capito che era l'unico modo per fare una legge e quindi arrivare al Parlamento per modificare le cose. Siamo nel 74 e abbiamo appunto sempre sui 1500 internati tra una cosa e l'altra, e arrivano psichiatri, giovani psichiatri, a lavorare qui i fratelli Milano, Tiziano e Wanda Milano. Ora, di Wanda Milano sarebbero dire tante cose, ma ne dico solamente due. È una persona importante per Feltre, perché sicuramente lavora per tanti anni all'interno dell'istituzione come valida psichiatra, e quindi sicuramente deve considerare molto la sua opera professionale. Però dal punto di vista politico, come membro del Partito Comunista Italiano all'interno del Parlamento, come deputato del Partito Comunista Italiano, farà parte della Commissione Nazionale Sanità che approverà il testo della legge 180. E se voi andate a consultare sugli atti parlamentari che sono in linea nella Camera dei Deputati, potete leggere i suoi interventi su questo argomento. Molti invece non sanno che Wanda Milano si è spesa molto con interrogazioni e interventi a favore delle donne, e soprattutto in particolar modo quando c'è stato il momento di far approvare la legge sull'aborto. E quindi si è sempre spesa per i diritti delle donne e ha fatto grandi azioni dal punto di vista del parlamentare, molti interventi parlamentari. All'interno della Commissione ha appunto promosso questa cosa, benché c'è da dire che il Partito Comunista Italiano non fosse favorevolissimo al cambiamento del manicomio in quegli anni. Cioè, il Partito Comunista Italiano si era posto l'obiettivo di fare la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, cosa di cui naturalmente tutti siamo felicissimi, soprattutto in questi periodi, ma questa cosa andava un po' a discapito, diciamo, del problema della 180, che pur toccandola di persona la vedeva come una cosa da realizzare, il partito la vedeva come una cosa da realizzare successivamente. Quindi c'è stato un conflitto ovviamente dentro di lei su questo aspetto, ma comunque alla fine la cosa è andata in porto e la legge è stata alla fine approvata. Nel 75, però, tre anni prima, arrivano anche i dottori Ciccone e Guicciardello, e c'è da ricordare che nei tre anni tra il 75 e il 78 Basaglia portò 80 dei suoi pazienti di Trieste a Belluno, a Villa Montalban, che allora era proprietà del Patriarcato di Venezia. Quindi gli faceva fare una, diciamo così, le ferie al mare a Caule e quelle in montagna a Belluno. Questa è stata un'esperienza molto interessante, di cui qualche anno fa abbiamo fatto una riunione di alcune persone che hanno partecipato, perché Basaglia riuscì a coinvolgere parte della cittadinanza e anche le scuole a venire, diciamo, coinvolte in questa attività. Quindi c'erano studenti del liceo di allora che hanno testimoniato la loro partecipazione. Nel 75 Giovanni Gervis, altro importante psichiatra a livello nazionale, pubblica il manuale critico di psichiatria. Questo è il manuale che tutti i psichiatri di quell'epoca e fino anche agli anni 90 e 2000 avevano sul tavolo, perché era il manuale base, diciamo, nuovo della nuova psichiatria. Lo stesso anno Silvano Agosti fa vedere il documentario Il Volo, che trovate su YouTube se lo volete vedere, che è bellissimo perché è la famosa azione che Basaglia farà portando sull'aereo 80, 100 di questi internati a fare un volo sopra il Friuli. Ed è un'azione dimostrativa molto ovviamente efficace dal punto di vista mediatico e così via. Poi c'è il documentario famoso di Bellocchio, Matti da slegare, girato il matrimonio di Colorno, e il famosissimo film americano di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, che tutti quanti penso abbiamo visto. È un film fondamentale su quell'argomento.
e poi Foucault pubblica il libro Solo gli aree pulite. Questa è una foto dell'esperienza di Basaglia a Villa Montalban con Marco Cavallo, che appunto è il simbolo della liberazione. Bisogna tener conto che queste sembrano cose così semplici, all'epoca era vietato uscire dal libro, cioè, era 3 anni prima della legge. Cioè, Basaglia incombe in denunce, processi, ne ha una strage di processi per il fatto di portare fuori le persone del manicomio, perché si assume personalmente la responsabilità. Questa è la differenza. Ecco, questo ho voluto farlo vedere, ma non è una polemica, ma è solo per far vedere come l'aspetto di cui si è stato citato all'inizio della, come si può dire, del fatto di aver dimenticato la memoria del manicomio abbia poi subito questa specie di rimozione, questa damnatio memoriae, abbia subito poi delle conseguenze negli anni successivi. Per dimenticare la vita del manicomio vuol dire anche fare queste azioni. Questo è l'ingresso del libro della Biblioteca Civica di Feltre, dove sono i 3.000 volumi di Meneghel, e nel 2002, ahimè, viene fatto uno scarto dei libri scientifici per ritenuti obsoleti. E quindi, per dare spazio ad altri libri, ahimè, vengono selezionati quelli cosiddetti obsoleti, che evidentemente lo sono rispetto al 2002, ma la storia della biblioteca di uno psichiatra storico di Feltre va mantenuta, secondo me, andava mantenuto uguale. Quindi qua, senza dar colpa solo al bibliotecario ma anche alla giunta comunale che ha firmato questa delibera di scarto, abbiamo perso purtroppo molti, molti volumi che potevano essere interessanti studiare per approfondire la conoscenza di quest'uomo, la conoscenza scientifica di quest'uomo. Bene, nel 78 viene approvata la legge e quindi finalmente entra la Costituzione anche nei manicomi, che vengono aboliti, vengono chiusi. È da considerare che fu la prima legge ad abolire i manicomi nel mondo, e rimanevano aperti solamente i 6 ospedali psichiatrici o manicomi criminali con 1.400 detenuti, che chiuderanno definitivamente solo nel 2017. Lo vedete in fondo la diapositiva, a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia chiude l'ultimo manicomio giudiziario e si vengono trasferiti gli internati nelle REMS, che sono le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza. A Feltre nel 91 viene girato il film Caffè la Mamma, che vedremo appunto in questo vostro ciclo, di Gianluca Fumagalli, e dopo naturalmente, vabbè, si fa la legge, però naturalmente bisogna regolamentare tutte le cose, passano diversi anni, e fino al 94-96 c'è la chiusura definitiva anche a Feltre, con la collocazione che in questa nuova legge vengono definiti residui, con termine veramente orrendo, residui manicomiali, e come sappiamo alcuni di loro sono ancora viventi appunto nella sede di Pulir. Naturalmente molti rientrarono nelle famiglie, rientrarono nelle loro case, ma chi non aveva la famiglia, chi non aveva altre possibilità e magari ha 30 anni che viveva in manicomio, sicuro non poteva rientrare nella società civile normalmente, insomma. E quindi questa è stata la loro fine. Nel 99 purtroppo ci sono due progetti nazionali molto importanti a cui Feltre non partecipa, che è uno di architettura, di spazi della follia, e uno di archivistica, carte da legare. Allora, il primo era una ricognizione nazionale su tutti gli edifici che avevano ospitato manicomi e che produrrà un sito che potete consultare liberamente, in cui si possono vedere appunto molti di questi ambienti e soprattutto anche le planimetrie, tutte le varie cose, le fotografie dell'attualità, cosa è stato, insomma, un discorso molto interessante dal punto di vista dell'architettura. Il secondo invece è una cosa archivistica che riguarda in particolar modo gli archivi dei manicomi e permette anche addirittura di consultare le cartelle cliniche di molti di loro. Quindi un problema appunto che viene evidenziato, che di cui parleremo poi magari alla fine, che sto per aggiungere, comunque non temete, è quello proprio di cercare la memoria e la vita delle persone che sono state ricoverate, perché è molto difficile. Nelle famiglie spesso rimane qualche ricordo, spesso anche no, però tanti venivano proprio dimenticati, insomma completamente dimenticati. Ancora oggi non so bene, dal punto di vista della loro collocazione, dove fossero sepolti. Non ho ancora ben capito come era l'iter finale, se non rientravano nelle loro famiglie.
E quindi questo carter legale è un progetto interessante non solo per l'analisi e lo studio da parte degli studiosi dei documenti relativi ai manicomi, ma anche proprio per i familiari, per la storia delle persone che sono state ricoverate. Sono un po', diciamo, ricoverati nei manicomi, sono un po' come i soldati che fanno la guerra e diventano ignoti. Ecco, spariscono a memoria, però le familiari li cercano naturalmente. Appena c'è una notizia, anche, è successo anche da pochi anni fa, la Marmolada, si trovano persone che per 30, 40, 70 anni non sapevano dove erano finiti. Insomma. Quindi sarebbe, è molto importante dare accesso, insomma, a questi documenti, ai parenti. Nel 2010 viene fatto un documentario qui all'Urs di Feltre, che è realizzato da Nick Pinton, che appunto è l'esperienza ergoterapica nelle colonie di Feltre, dalla loro parte. E, è una cosa che penso che si possa trovare qui in Lunes, appunto. È molto interessante perché ci sono, le faccio vedere questa sera perché se no saremo qua fino a mezzanotte, ci sono molte testimonianze dirette di persone che hanno lavorato oppure sono state ricoverate all'interno di uno di loro, tra l'altro è qui in sala, di quelli che hanno partecipato a questo documentario. Poi c'è uno spettacolo di Giovanni Trimeri, che è stato lavoratore all'interno dell'ospedale psichiatrico per 3 anni, appunto profili di sbieco con i tratti dei pazienti. Poi Pierluigi Bat pubblica, che è un infermiere, ho capito che è un infermiere che ha lavorato qui verso, appunto, negli ultimi anni e poi successivamente nei servizi di psichiatria. Pierluigi Bat pubblica là, oltre le mura liberate del vento a Feltre, e quest'anno ha pubblicato Vite e porte chiuse. Anticipo così una novità assoluta, perché appunto è da pochi giorni, che nel 2021 uscirà il primo romanzo ambientato, è una scrittrice di Milano, di cui però non posso dire, anticipare ancora nulla, esce un romanzo ambientato proprio qua, di una persona nell'ospedale psichiatrico di Feltre. Queste sono immagini dell'attualità, che tutti ben conosciamo. E concludo con un aspetto appunto relativo alle cartelle cliniche, di cui parla sempre il nostro Gian Nicola Farronato in questa scheda del 2002, dalla quale scheda che fa per la direzione scientifica della soprintendenza archivistica per il Veneto, in cui si deduce che le cartelle cliniche conservate qui vanno dal 1886, quindi fino al 1988, quindi molti molti anni, in un totale di 36 metri quadrati. Già da questa scheda si capisce che purtroppo quasi 5.000 non ci sono più, non si sono conservate. E questa è l'immagine che io faccio vedere quando ho trovato questo fondo, appunto nel 2013, semi abbandonato, ahimè, qui in una delle soffitte di questi ambienti, e fondo che penso, immagino, sia stato trasferito, però non è ancora stato ordinato dal punto di vista archivistico e non è ancora accessibile, appunto, alle persone che sono interessate. Però posso già anticipare, perché poi sicuramente qualcuno magari potrà essere interessato, che se uno dei parenti, può essere anche un pronipote, è interessato a sapere, a avere informazioni sulla esistenza, la vita, insomma, di un parente all'interno del manicomio, può scrivere una PEC all'unità sanitaria locale, all'azienda sanitaria locale, nella quale, naturalmente facendo riferimento alla sua parentela e citando gli estremi anagrafici precisi possibili della persona, ad avere la cartella clinica della persona, la copia della cartella clinica, e può chiedere anche le terapie, può chiedere la cartella clinica completa con le terapie. Lo so perché sono riuscito a diverse persone a far ottenere questo, e è interessante perché leggendo queste cartelle avevo quasi anche pensato di farne vedere una, ma poi l'ho lasciato perdere per motivi naturalmente di riservatezza, ma che è interessante perché si capisce dall'ingresso fino all'eventuale dimissione o all'eventuale morte, si capisce l'eventuale dimissione che arriva a 180, insomma, quello che non c'è rientro in famiglia, si capisce appunto la vita che fa la persona all'interno del manicomio e tutte le cose che gli vengono praticamente somministrate. Quindi è molto, secondo me, è molto importante per le persone sapere la vera storia, insomma, dei loro parenti. Quest'ultima immagine è l'immagine di due
rasoi che venivano utilizzati per radere i pazienti. E concludo con questa immagine di Basaglia, che ahimè morirà solo 2 anni dopo l'approvazione della sua legge, sua nel senso che è stata così denominata a nome suo, e il quale non ha visto poi, appunto, non ha potuto seguire il decorso della legge e l'applicazione parziale in alcuni casi, molto parziale in altri, per nulla attinente in altri ancora, a mio avviso, sul territorio italiano, in cui c'è ancora molto molto da fare e da lavorare per naturalmente migliorare. Lui dice solo una cosa, non so cosa sia la follia, può essere tutto o niente, ma ognuno di noi in pratica è una condizione umana per cui ognuno di noi esiste la follia ed è presente come lo è la ragione.